Buongiorno a tutte e a tutti. Diamo inizio al seminario Le risorse per lo sviluppo e la coesione dell'Italia, promossa dal Dipartimento Coesione Territoriale del PD, da Andrea Cozzolino e dal Ministro Peppe Provenzano. È un seminario dedicato alla sfida della nuova programmazione europea 2021-2027 nel prossimo quadro finanziario pluriennale, che mette a disposizione per l'Italia 43 miliardi. Questo strumento ovviamente va letto in coordinamento con le altre risorse che l'Europa sta mettendo in campo, si affianca quindi al programma Next Generation EU, che stanzia 750 miliardi. L'Italia beneficerà come massimo beneficiario, paese massimo beneficiario, di 209 miliardi, e proprio su questo ieri abbiamo dedicato un momento di approfondimento del Partito Democratico, e anche però con la sfida già giocata e vinta della riprogrammazione dei fondi strutturali europei, che ha svolto in particolare il Ministro Provenzano in interlocuzione con la Commissione europea, con i ministri competenti e le regioni, che ha permesso, in una situazione straordinaria legata all'epidemia, di massimizzare l'utilizzo delle risorse del fondo di coesione per affrontare l'emergenza sanitaria, quella sociale ed economica. Quindi l'approccio integrato, che è quello che cercheremo di sviluppare anche nella discussione di questa mattina con i nostri ospiti e relatori, pone la politica di coesione insieme al Next Generation EU come leve fondamentali di investimento per il Paese, a partire dal Mezzogiorno, per colmare i divari e le disuguaglianze e fronteggiare la crisi, progettare la ripresa, dedicando massima attenzione al tema dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile e naturalmente di una ripresa che possa ripartire su basi radicalmente nuove rispetto a quelle che abbiamo conosciuto. Iniziamo il nostro seminario con un saluto molto gradito, quello di Elisa Ferreira, commissaria europea coesione e riforme, che ci ha mandato un suo contributo. Dear Minister Giuseppe Provenzano, President Zingaretti, old friend from the European Parliament, dear Mr. Castaldo, Vice President of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you for the invitation to speak today. I am sorry that I am unable to attend in person. In fact, we are still incredibly busy finalizing the preparations for the future cohesion policy. Know that even if I am not here, I am speaking up for your regions, and indeed for all the regions of Europe. The good news is that we are almost there. All the cohesion legislation is close to be finalized, and there is now an agreement to move ahead also with the multi-annual financial framework for the years 2021-27 and the next generation, that together will enable some 1.8 trillion euros to support investments. This is why I find your event extremely timely. This is a good moment to reflect as we finalize future cohesion programs as well as the Recovery and Resilience Facility. Well, we must ask ourselves some fundamental questions. At the end of the seven-year program period that stands ahead, what Europe do we want? What Italy do we want? And how do we get there? And this is the necessary reflection today. Since I am among friends, I'm going to speak frankly. COVID has been difficult, very difficult. But besides the new problems that it has created, COVID has exposed weaknesses that sometimes were already there. And I think this is also the case in Italy, as in many other European countries. Compared to the European average, all Italian regions have been slowly losing ground. The problem may be more acute in the southern part of the country, but this is a national question. It is also a long-term challenge. Regions across Italy have been falling behind,
in the last two decades. So our common challenge is long-term structural change to prepare Europe and Italy for the future economy. This economy will be digital, it will be green, and there is no other way. And it must be for all regions. This is the European way, no one left behind. This will require long-term restructuring and reform in Europe for Italy as a whole, but of course in particular on the south. And for this transformation, today we have a very large window of opportunity. First, the opportunity of cohesion policy investment. Italy will benefit from 42 billion euros of support for investment in current prices under the normal programs, cohesion programs, plus 11 billion extra under the first tranche of REACT-EU, and 1 billion under the Just Transition Fund. This makes a total of 54 billion euros for Italy in current prices. It will be difficult to have this level of support for investment again. It shall be used wisely and strategically. Second, the opportunity of the Recovery and Resilience Facility. This is the heart of the Next Generation EU and the main European Union recovery instrument. Italy will receive 63 billion in grants from this instrument. Again, this is a unique opportunity. I urge you to use it sensibly, investing in growth-enhancing reforms and quality public services. I understand that at the national level, you are already discussing a coherent package of reforms and investments. This discussion must also include the regional and local level. For me, the regional and local level all over Europe should be co-authors of the plan. I and my services, we are ready to support you in any way we can. Between the increased investment under cohesion policy, the new Recovery and Resilience Fund, we have, in fact, an incredibly big opportunity. I would argue that we have the money, we have the political framework commonly defined at the European level, and what we need now is sound national priorities and solid implementation. You are already making a good start on the planning phase. In particular, I welcome the plan for the South. I know that many regions and cities are already working also on well-crafted plans. Italian designers are known to be among the best in the world, every line perfect and in its place. We just have to look, I mean, get inspiration from the automotive industry. Now it is time for the mechanics. The people will tune up the engine of administrative capacity and get it race ready. Because we have the funding, we have the planning. What we need now is a solid delivery system. We need to improve the governance system, reinforce administrative capacity at all levels. Transformation needs good administration. Reforms start with good administrative capacity, in fact. I know that these past years, you in Italy have had a rich reform agenda. You need to go on with it. More needs to be done. I ask you as a friend, as someone who cares for cohesion, to consider at least three areas to redouble your efforts. First, the Italian civil service. Because of the economic and financial crisis, turnover in the Italian civil service has been blocked for almost two decades. This has translated into weak administrative performance. We need a public administration fit to invest. We need a public administration fit to conduct policy. We need a public administration fit for enforcement tasks. For all these reasons, we need to revamp the Italian civil service.
This means innovative recruitment policies. This means reform, capacity building, and better processes. Second, we need more systematic regulatory impact assessments and stakeholder consultations. These are crucial preconditions all over Europe to get the full impact of reforms and investments. In Italy, they have improved in recent years, but they must become more systematic, a reflex, a well-oiled machine. Third, we need better coordination and clearly defined responsibilities between the different levels of government. Coordination decreases uncertainty for enterprises, coordination facilitates the decision-making process, and coordination will be essential between cohesion policy and recovery and resilience facility. For all these needs, civil service capacity, impact assessments, coordination, you have a good foundation on which to build. Because in the last year, Italy has shown that another way is possible, a better model of administration. In 2019, the Italian government adopted a new set of measures on recruitment and reinforcement of competencies. In addition, in the emergency response to COVID throughout Italy and at every administrative level, public servants rose to the occasion, adopting agile and innovative approaches. I urge you to build on these positive experiences. They show that other models are possible. We must find ways to improve administrative efficiency and quality of public services offered from the national level to the local level and city level. I and my services are at your disposal. You know many of these services for ages, but I would particularly draw your attention to the possibilities offered by the technical support instrument. This is at the service of member states to support the design and implementation of reforms, also, or in particular, in governance and public administration. In conclusion, today is an opportunity not to be missed. Between the reinforced cohesion policy and the recovery and resilience facility, Italy benefits from an unprecedented level of European support for investment. You have plans and concepts, particularly the plan for the South, which are the Ferraris of programming, well designed, well crafted. Now, as I said before, it is the time for mechanics, time to get the motor of administrative capacity up and running. You have shown during this last year that you are not just master designers, but that in a crisis, you can become master of mechanics, retooling the engine, adapting the administration, and innovating in delivery. I and my services are ready to help if you need it. Remember that we have specific support for reform and can put you in contact through them with master mechanics from across Europe. I wish you a fruitful discussion. The race is on. Thank you very much. Grazie, once again. Grazie davvero a questo che è stato più che un saluto, devo dire, della commissaria Ferreira, e do subito la parola al ministro del Sud e della coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. Ma grazie Chiara, ringrazio il Partito Democratico, non solo la responsabile del programma che qui modera i lavori, ma anche Andrea Cozzolino, responsabile coesione territoriale, per aver voluto questa giornata di incontro e discussione che sarà conclusa dal segretario Zingaretti. Si pone, lo diceva Chiara, in piena continuità con la discussione che abbiamo fatto ieri. Le modalità con cui la svolgiamo però sono aperte, perché questa volta mai, forse come in un'iniziativa politica, riusciamo a coinvolgere davvero tutte le istituzioni e tutti i livelli di governo. Io dalla Commissione europea, e non posso che ringraziare la commissaria anche per le parole che ha usato, il riconoscimento per il lavoro svolto, il governo, il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, le regioni, i sindaci di città metropolitane. La ragione è richiamare tutti sull'importanza della politica di coesione europea in un momento in cui stiamo giustamente discutendo di Next Generation EU, ma non dobbiamo dimenticare che
Questo complesso di risorse, come ricordava la commissaria, va programmata e inserita in una visione di strategica che deve tenere insieme tutto. Anche perché le politiche di coesione sono sempre più attuali, sempre più importanti anche in termini finanziari, e lo dirò, ma hanno progressivamente nel corso degli anni subito una perdita di riconoscibilità, di fiducia, mi verrebbe da dire, anche di credibilità, al punto che le domande più frequenti del dibattito pubblico è: ma perché non si spendono i fondi europei? Poi alla fine scopri che tra virtù e virtuosismi, chiamiamola così, diciamo così, si riescono sempre a spendere, ma magari non si vede, e la ragione per cui non si registra un impatto in termini di cambiamento è che molto spesso queste risorse dei fondi strutturali vengono lasciate sole. Ecco perché noi dobbiamo invece discutere e ragionare nell'insieme del complesso. Io parto dai numeri, che sono sempre argomenti, come dire, testardi. Noi in termini di risorse di coesione per il prossimo ciclo, in termini di aiuti diretti proprio, raggiungiamo una mole di risorse che è persino superiore alla quota dei grants del Recovery Resilient Facilities, perché oltre ai 14 miliardi di React-EU che sono inseriti in Next Generation, avremo tra fondi strutturali europei e cofinanziamento nazionale altri 80 miliardi di programmazione sui fondi strutturali che ci impegnano per il prossimo decennio. Ecco perché è importante coinvolgere tutti. Oggi qui lo facciamo con le istituzioni e abbiamo chiamato nella discussione anche chi, per esempio, nella conferenza delle regioni, la Presidente Tesei avrà il compito di coordinare, diciamo, i passaggi in cui raggiungeremo l'intesa, cioè il Parlamento. Dovremo farlo con il partenariato, ma su questo vi dirò qualcosa. I numeri sono importanti, ma non ci dicono tutto. Qui il tema dell'attualità della politica di coesione riguarda l'obiettivo di fondo che questa deve raggiungere. La pandemia ci ha fatto vedere in maniera drammatica che il nostro modello di sviluppo è insostenibile se non c'è più coesione, e gli effetti della crisi rischiano di essere molto asimmetrici sul piano territoriale, non solo per l'impatto economico e sociale negativo, ma soprattutto per le possibilità di ripresa e resilienza che possono essere diverse tra i territori. Ecco perché la politica di coesione è ancora più attuale e abbiamo deciso di estenderla e potenziarla. Questo è il frutto di una scelta europea che ha ricadute positive per l'Italia, perché l'Italia complessivamente, diciamo, alla fine di questa partita, diciamo, i parlamentari europei lo sanno meglio di me, saluto il vicepresidente Castaldo e Irene Tinagli, che vedo già qui collegati, oltre ad Andrea, l'Italia cambia la sua posizione, passa, diciamo, da contributore a beneficiario netto del complesso delle risorse europee, ma noi non ci limitiamo a approfittarci di questa scelta, nel senso la accompagniamo con una scelta nazionale, perché noi immettiamo anche a livello nazionale per iniziativa nostra più risorse della coesione. Ora, le mettiamo, diciamo, non guardando soltanto alla frattura storica tra nord e sud, perché anche questo è il frutto di una scelta europea, ma di una consapevolezza nostra. Io ho voluto che il mio Ministero assumesse la dizione di coesione territoriale proprio nella consapevolezza che accanto a questa frattura storica, che è il primo vincolo per lo sviluppo nazionale, per me se ne accompagnano altre altrettanto importanti, anche nelle regioni più sviluppate, quella tra centro e periferia, tra aree urbane e aree interne. E a tutto questo dobbiamo guardare non soltanto per una ragione di equità, ma per la necessità di liberare il potenziale di sviluppo di tutti i territori, in un'ottica di reciprocità, per esempio tra aree urbane, grandi città metropolitane e il resto del paese, di interdipendenza nei rapporti. Ponevo il tema della fiducia, della credibilità in questa politica. Noi l'abbiamo provata a recuperare a fatica un po' di credibilità, dimostrando allo stesso tempo anche l'utilità della politica di coesione. La credibilità l'abbiamo provata a recuperare innanzitutto accelerando la capacità di spesa e di assorbimento di queste risorse, cosa non scontata in un anno in cui, come sa il Presidente della Regione, in questo caso avevamo i cantieri bloccati, ma abbiamo segnato un'accelerazione tra febbraio e ottobre di quest'anno di circa 3 miliardi di spesa, sono gli ultimi dati di monitoraggio, che ci consentono di passare da un 30% a un 40% di grado di assorbimento. È stato uno sforzo importante che ancora, diciamo, non registra invece quello ancora più significativo che è stato possibile grazie alla riprogrammazione
dei fondi strutturali per l'emergenza a cui accennava Chiara Braga. Io penso che questa sia stata un'operazione di cui andare fieri. Proprio oggi abbiamo fatto l'ultima cabina di regia che approva i programmi definitivi e grazie all'accordo tra tutti i ministeri e tutte le regioni noi siamo riusciti a mobilitare per l'emergenza un complesso di circa 12 miliardi di fondi strutturali non ancora spesi. In 5 ambiti tematici, a cominciare appunto da quello dell'emergenza sanitaria, superando anche lo scetticismo iniziale con cui era stata accompagnata questa operazione, ma che si è rivelata di grande utilità sia nel merito che nel metodo. Nel merito perché alcune scelte, poi diciamo è sempre difficile anche dare la dimensione di questo impegno perché sono risorse gestite da tantissime amministrazioni, ma nel merito per esempio la didattica a distanza che è stata diciamo lo sforzo che si è fatto in tante scuole sulla didattica a distanza è stato possibile grazie ai 300 milioni di fondi strutturali che abbiamo assegnato in questo capitolo. Dico altre cose che ritengo rilevantissime. Uno dei pochi indicatori positivi di quest'anno, diciamo drammatico, è stato un aumento dell'iscrizione all'università che è stato possibile anche grazie al fatto che abbiamo assegnato, riprogrammato 600 milioni di fondi strutturali, per esempio sulla riduzione delle tasse universitarie. Approfitto per dire che con React-EU, insieme al ministro Manfredi, stiamo prevedendo 500 milioni per l'attivazione di dottorati e contratti di ricerca sui temi dell'innovazione e del green. Ma la novità positiva è soprattutto nel metodo, e questo è importante, perché ha previsto davvero una leale collaborazione tra tutti i livelli di governo, un costante rapporto anche con il Parlamento europeo, abbiamo fatto molte riunioni con la cabina di regia, per questo vi ringrazio, che secondo me ci aiuta a trarre diciamo, alcune lezioni su come si può davvero creare un rapporto positivo tra centro e periferia, in cui il centro rafforza la sua capacità di coordinamento strategico, fissa gli obiettivi, alcune misure poche sulle quali concentrare gli interventi, ma poi è la periferia dove quelle risorse devono arrivare per produrre effetti sulla vita dei cittadini che autonomamente sceglie, decide nel campo di queste, nel novero delle opzioni strategiche possibili. E questo diciamo consente sia di far arrivare più risorse ai territori, sia di mantenere un'impostazione strategica che si accompagna anche a una cooperazione rafforzata che noi abbiamo messo in campo grazie all'Agenzia della Coesione Territoriale. Le scelte strategiche, si dice spesso che manca un'idea, in realtà mai come nel caso delle politiche di coesione sono già compiute, non solo nel Piano Sud 2030 che a dispetto del titolo davvero si occupa dello sviluppo della coesione su tutto il Paese, ma che sono coerenti per esempio con gli obiettivi che poi sono stati sanciti dopo nel Piano Nazionale di Riforma e con gli obiettivi di policy della Commissione. Europa più intelligente, significa ricerca e innovazione, digitalizzazione, Europa più verde, efficienza energetica, lotta ai rischi climatici e idrogeologici, gestione delle risorse. Pensiamo alla chiusura del ciclo dei rifiuti al sud, su cui anche nelle politiche di coesione dobbiamo raggiungere una concentrazione tematica importante di almeno il 30%. Più connessa significa sì completare le reti TNT, ma soprattutto concentrarsi sulla mobilità urbana sostenibile, sociale, realizzare quelle politiche attive del lavoro anche con i fondi strutturali, col fondo, con l'FSE Plus, che è fondamentale per riattivare diciamo un circuito istruzione, capitale umano, sviluppo economico del nostro paese. E poi soprattutto un tema, ed è la ragione per cui sono felice della partecipazione di due sindaci di grandi città, il sindaco Sala e il sindaco Falco Matà, un'Europa più vicina ai cittadini. Noi come ministri della coesione a livello europeo abbiamo sottoscritto l'agenda urbana rinnovando la carta di Lipsia, una nuova agenda territoriale per guardare proprio a queste tre dimensioni, le città metropolitane, le città medie e i piccoli comuni che nel nostro paese sono destinatari di una politica importante con la SNAI. Il senso è, e questa è una proposta politica che vorrei diciamo condividere con il Partito Democratico,
di lavorare in piena complementarietà col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e anche con le risorse nazionali della coesione, per evitare sovrapposizioni tematiche, ma soprattutto per rafforzare gli interventi, produrre vera e propria addizionalità su linee che riteniamo strategiche e rispetto alle quali magari le risorse stanziate anche nel recovery le riteniamo insufficienti. Quindi io vorrei proporre al resto del governo e condividere con voi la necessità di addivenire, come altri paesi hanno fatto, a un vero e proprio piano unico che tenga insieme le risorse attivabili per questa nuova stagione. Quali scelte produrre? Già ho preso troppo tempo, ma proverò davvero a concentrare in pochi minuti questo intervento. Il più grande errore del passato è stata la polverizzazione degli interventi, dovuta sia al particolarismo delle scelte, in qualche caso anche a distorsioni clientelari, ma questo ha prodotto un risultato davvero drammatico, non solo perché non è stato capace di determinare un impatto economico e sociale all'altezza di quello che ci aspettavamo ragionevolmente di ottenere, ma di una perdita di riconoscibilità della politica. Con i fondi strutturali che cosa si fa? Nell'agenda 2000 si fecero gli aeroporti al sud, bene, importante. Nel 2007-2013 l'unico progetto che si ricorda è il grande progetto Pompei. Stavolta probabilmente ci ricorderemo il contributo al contrasto all'emergenza sanitaria, ma noi dobbiamo avere non grandi progetti, ma dei grandi interventi, cioè concentrare le risorse su poche misure che comprensibili, comunicabili, riconoscibili per ogni programma operativo. E poi certo, dobbiamo ridurre questi programmi operativi. Primo lo dobbiamo fare a livello nazionale, dobbiamo passare dai 13 attuali almeno a 8-9 programmi massimo e alle regioni chiedere uno sforzo per unificare il programma, cioè fare un programma unico, plurifondo, sia col FESR sia con l'FSE, perché avere programmi più grandi è anche più utile in termini di flessibilità interna, di uno sforzo che devono avere le amministrazioni a programmare in maniera organica e strategica. Concentrare le misure significa alcune cose specifiche. Sul PON scuola, per dire, nel prossimo ciclo di programmazione, noi vogliamo fare, qual è il grande progetto? Il tempo prolungato. Sul PON energia è l'efficienza energetica dell'edilizia pubblica in coerenza e aggiuntività rispetto al recovery. Col Just Transition Mechanism, che sarà un programma operativo, ci facciamo Taranto, Sulcis, altre aree di crisi se sarà possibile. L'idea è di provare a unificare il piano nazionale per la ricerca con quello sulla competitività delle imprese, perché una politica dell'innovazione deve essere integrata e con questo noi vogliamo nutrire quegli ecosistemi dell'innovazione al sud che abbiamo proposto anche in Next Generation EU insieme al ministro Manfredi e che è una grande opzione strategica. Poli tecnologici che facciano innovazione tecnologica e produttiva insieme all'innovazione sociale. E poi la scelta di fondo è più territorio. Noi l'abbiamo visto con la pandemia quanto è importante. Per questo diciamo queste risorse adesso vedranno un momento in seno alla conferenza Stato-Regioni in cui verranno decise le ripartizioni territoriali. Io che spesso passo per centralista sono quello che ha fatto più accordi in conferenza Stato-Regioni proprio per decidere insieme. Noi ci metteremo più risorse in termini di cofinanziamento, arriveranno più risorse alle regioni nei programmi operativi regionali, frutto anche di una scelta europea, rispetto alla quale però il centro non è che fa un passo indietro, fa un passo avanti, cioè adotta quel metodo imparato durante la pandemia, cioè di esercitare un coordinamento strategico maggiore e vincolare quelle risorse agli enti locali, ai comuni. Questa è la scelta di fondo. E ai comuni, agli enti locali, arriveranno più risorse dirette, perché la grande iniziativa, per questo i sindaci sono qui presenti, è che noi vogliamo raddoppiare le risorse che abbiamo assegnato al PON Metro, che è stata veramente un fiore all'occhiello della programmazione di quest'anno, una pratica importante che ci ha consentito di avviare processi di trasformazione urbana anche nelle realtà periferiche, penso alle best practice realizzate a Milano, a Bologna, su questi temi, e che ora devono estendersi alla sostenibilità e soprattutto la scelta è quella di allargare alle città medie, a cominciare dal mezzogiorno, che sono spesso l'ossatura demografica del nostro paese, ma che sono prive di politiche specifiche di intervento. E poi c'è la riserva per la strategia nazionale per le aree interne,
che negli ultimi giorni è riuscita a passare, a concludere la fase di sperimentazione e ad allargarsi, diventare una politica strutturale. Dai 1.060 comuni coinvolti, che sono un quarto, alla fine di questo ciclo noi vogliamo provare a raggiungerli tutti. Nel prossimo anno faremo bandi per altri 600 comuni che entrano nella strategia. Chiudo dicendo, ci sono due precondizioni per realizzare tutto questo. Noi ci stiamo appassionando molto in una discussione sulla governance di queste risorse. Io vorrei dire che il tema del nostro paese è una perdita, non devo dirlo alle istituzioni qui coinvolte, una perdita strutturale di capacità dei governi ad ogni livello poi di realizzare gli investimenti frutto di un indebolimento e di un impoverimento della nostra macchina pubblica. Certo, questo si realizza attraverso il pieno sblocco del turnover, ma questo non avviene come d'incanto. E allora possiamo continuare con questo sistema delle assistenze tecniche esternalizzate a un oligopolio di società di consulenza che accanto diciamo agli elementi di opacità che in alcuni casi si sono realizzati nel rapporto tra i vertici politici e burocratici e queste società hanno in definitiva comunque restituito troppo poco alla pubblica amministrazione. Per questo la scelta che ho proposto al governo è una prima iniziativa nella legge di bilancio dei 10.000 giovani da reclutare per le politiche di coesione, come è avvenuto in Polonia peraltro. Partiamo con la legge di bilancio per 2021, se il Parlamento la approverà in questa formulazione, con il reclutamento di 2.800 giovani. Ma come li reclutiamo? Li reclutiamo sull'analisi dei fabbisogni, diciamo, di competenze, che sono però non legati all'amministrazione così come oggi, ma ai risultati che vogliamo realizzare con le politiche. La sfida in questo caso è fare il concorso in tempi brevi, nei primi mesi dell'anno prossimo, in modo che in primavera, diciamo, per quando arriveranno le risorse, saranno nelle condizioni di farlo. E questi devono essere enzimi che devono rafforzare l'amministrazione sulla gestione dello sviluppo, anche attraverso un percorso stabile di rinnovamento. Però io su questo vorrei che davvero si cogliesse, diciamo, l'importanza politica di questa roba, perché riportare i giovani qualificati nella nostra pubblica amministrazione, a partire da quelli che sono rientrati durante la pandemia, è davvero un grande investimento. Queste politiche si dicono rivolte ai luoghi, ma diciamo i luoghi esistono in quanto le persone ci vivono e ci abitano. Queste sono politiche rivolte alle persone e pertanto devono essere, le persone devono vedere quel cambiamento, devono realizzare quali sono i risultati attesi e quindi non solo in termini di impatto sul prodotto e l'occupazione, che pure è fondamentale, ma per esempio noi assumiamo, proprio sull'esempio della Regione Lazio, la griglia degli indicatori e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 come parametro di valutazione dei risultati di queste politiche. E queste sono le politiche più trasparenti che esistono, perché sono pienamente conoscibili. Questa è una linea. L'altra linea è il protagonismo della società che si organizza. Il 21 dicembre faremo, diciamo, una grande iniziativa partenariale per condividere le linee guida dell'accordo. Ma poi a gennaio entreremo nella fase programmatoria vera e propria, che dobbiamo organizzare coinvolgendo imprese, sindacati, reti di cittadinanza, terzo settore, sul piano proprio politico, per suscitare tutta l'intelligenza che c'è nei territori e anche per avviare progetti specifici di coprogettazione. Noi finalmente abbiamo le leve per intervenire nella società. La politica senza leve ha prodotto il populismo. Abbiamo anche, la possibilità di includere nei processi di cambiamento i territori, perché quando sono esclusi si produce nazionalismo. Abbiamo la possibilità con queste risorse di dimostrare ai cittadini davvero il valore aggiunto europeo e la forza di una politica democratica. Questa è la nostra grande occasione e io penso che siamo nelle condizioni di non sprecarla. Grazie davvero a Peppe che ha fatto questo quadro così esaustivo e credo anche evocativo. Io ringrazio Andrea Cozzolino, europarlamentare responsabile della coesione territoriale del PD, per aver promosso questo intervento, e con lui mi permetto di essere un po' più cattiva e di chiedere un rispetto dei tempi, 5-6 minuti a intervento, in modo che possiamo davvero stare nei tempi della nostra discussione. Prego Andrea. Grazie. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Mi sentite, sì. Grazie Chiara, grazie Nicola. Grazie a Giuseppe che ha immaginato con me questa giornata di riflessione, grazie davvero a tutti per la partecipazione. Io credo che
sia giusto dire a tutti quanti noi che noi ci proponiamo due grandi obiettivi con il lavoro che stiamo avviando, sia con la giornata di ieri, quando abbiamo avuto quella impegnativa discussione su Next Generation EU, sia con la nuova programmazione dei fondi comunitari. Cioè, da un lato, mettere alle nostre spalle la lunga stagione dell'austerità. Ecco, credo che questo sia il primo fondamentale problema che abbiamo. Cioè, mettere alle nostre spalle una lunga stagione di austerità che ha fatto molto male all'Europa e molto male all'Italia. E qui c'è una grande opportunità, e che con coerenza dobbiamo perseguire questo obiettivo. Innanzitutto rispondendo positivamente alla sfida della spesa di queste ingenti risorse che avremo a disposizione. Il secondo grande obiettivo, come ricordava adesso Giuseppe, è un obiettivo storico che le forze democratiche e progressiste italiane si sono poste lungo la storia anche del nostro paese, e cioè completare questo lavoro nei prossimi anni, da qui al 2030, per ridurre definitivamente le distanze nel nostro paese, per rendere il nostro paese un paese meno duale, con queste profonde diseguaglianze territoriali e sociali che pesano sulla vita del nostro paese e sulla vita dei nostri concittadini. Quindi credo che questo sia i veri due grandi obiettivi che ci proponiamo. Per fare questo abbiamo bisogno di fare una discussione vera, sincera tra di noi, anche in occasioni come queste, su due punti che io considero decisivi. Innanzitutto sui saldi, cioè sulle risorse che metteremo a disposizione. Io penso che noi dobbiamo fare uno sforzo, Giuseppe sta facendo un lavoro importante, il governo si sta muovendo, secondo me, nella giusta direzione. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo come partito per porre il tema di più risorse verso il Mezzogiorno. Non basta solo declinare il tema del 34%, e credo che dobbiamo fare da questo punto di vista uno sforzo enorme. Noi abbiamo ottenuto quello che abbiamo ottenuto, Massimo può dirlo, Tinagli può dirlo, anche perché pesa nella distribuzione delle risorse l'enorme questione della disoccupazione giovanile e femminile che si concentra soprattutto nel Mezzogiorno. Noi abbiamo potuto ottenere quei 209 miliardi anche grazie a questi dati negativi che portiamo con noi. Dunque va dato atto al Mezzogiorno di ritornare ad essere un punto cruciale della nostra politica. La seconda questione è considerare il quadro comunitario, cioè le risorse che abbiamo a disposizione, il tema di cui stiamo discutendo stamattina, come l'altro grande pilastro. Mi pare che la discussione di ieri è stata molto utile da questo punto di vista, come l'altro grande pilastro su cui accompagnare le risorse nei prossimi mesi, cioè non considerare un pilastro di serie B le risorse che stiamo discutendo oggi. Sono intanto ingenti, più di 40 miliardi, la commissaria parlava di circa 54 miliardi, ma siamo in presenza di più di 40 miliardi, che con i cofinanziamenti sono circa 80 miliardi che noi mettiamo a disposizione da qui al 2030 per il nostro paese. È una cosa enorme. È un secondo importante pilastro insieme a Next Generation EU che noi mettiamo a disposizione del paese, dunque una sfida straordinaria. E lo possiamo fare anche introducendo elementi di flessibilità nell'utilizzo di queste risorse importanti che abbiamo ottenuto, per esempio, nell'accordo che abbiamo raggiunto poche ore fa sul nuovo FESR in Parlamento in queste ore. E possiamo farlo anche affrontando alcune sfide. Ed è qui che vorrei terminare il mio discorso, e quindi spero di essere stato nei tempi. Io penso che noi dobbiamo avere delle novità. C'è qui Sala, c'è qui Falcamatà. Noi abbiamo raccolto l'appello dei sindaci europei. Abbiamo proposto il tema di raddoppiare le risorse nella nuova programmazione. Noi passeremo dal precedente 5%, che era il vincolo che poneva il FESR precedente, a circa l'8% delle risorse per le grandi aree metropolitane e per la dimensione urbana. Sono ingenti risorse che metteremo a disposizione delle grandi città. Qui credo una riflessione noi dobbiamo fare. Quindi pongo questo come un tema cruciale nella costruzione del nuovo programma. Il tema della dimensione urbana. Uno dei grandi temi del dopo Covid è come rimotiviamo, rimobilitiamo, rimettiamo in moto la dimensione urbana, sia per le grandi città, sia soprattutto per la particolarità tutta italiana della dimensione dei piccoli comuni, della dorsale appenninico,
che è un grandissimo tema che noi siamo riusciti a riportare al centro della politica europea. Secondo tema è fare uno sforzo per non avere una programmazione delle risorse comunitarie secondo un modello tradizionale. Soprattutto nel Mezzogiorno noi dobbiamo sviluppare una dimensione più macro regionale. Non è possibile più programmare le risorse comunitarie tenendo distinte due importanti regioni come la Puglia e la Campania, due grandi città come Bari e Napoli, o grandi realtà come quelle collocate nella dimensione portuale, penso a Reggio Calabria, penso a Taranto, penso a Napoli. Ecco, io vedo qui una dimensione decisiva della nuova programmazione, non solo la dimensione, la programmazione tradizionale sulle singole regioni, ma avere uno sforzo, diciamo, per mettere mano, come Giuseppe ricordava, a una dimensione più macro regionale, diciamo, nella programmazione di queste ingenti risorse. E infine, l'ultimo grande tema su cui credo dovremmo concentrare l'attenzione, lo ricordava la commissaria europea, io spero che su questo ci sia un'accoglienza in Italia. Peppe ha fatto una prima importante operazione nella legge di bilancio, ma noi dobbiamo porci il tema di come utilizzare una quota di queste risorse per rifare lo Stato nel nostro Paese, per fare anche un grande patto con la migliore gioventù, soprattutto meridionale, che devono aiutarci a costruire una nuova frontiera dello Stato nei prossimi anni. Noi dobbiamo uscire non solo riprendendo i temi dello sviluppo, della crescita, non solo riducendo la dualità del nostro paese, ma anche consegnando alla fine di questo percorso uno Stato più moderno, più giovane, più smart, più in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni. Lo possiamo fare utilizzando una parte significativa di queste risorse e chiedendo alla parte migliore della nostra gioventù di mettere a disposizione il loro talento anche per costruire insieme un percorso di un nuovo Stato, soprattutto nel nostro Mezzogiorno. Ecco, io credo che se noi mettiamo queste sfide al centro della nuova battaglia che stiamo mettendo in campo, io credo che possiamo guardare ai prossimi mesi e ai prossimi anni con maggiore fiducia, soprattutto per dare risposte di fondo ai nostri cittadini. Grazie Andrea, grazie mille, sei stato anche nei tempi e do subito la parola a Irene Tinagli, Presidente della Commissione Affari Economici e Monetari. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questa occasione di confronto. Io condivido le riflessioni che sono state fatte anche da Andrea sulla capacità che dovremo mettere in campo diciamo in Italia, a casa nostra. Però ora coglierei l'occasione per anche raccontarvi un po' anche di altre opportunità e strumenti su cui stiamo lavorando a Bruxelles, perché una cosa a cui ha fatto cenno la commissaria Ferreira e che ha ribadito anche Giuseppe Provenzano è che noi ora dobbiamo davvero capire che ci sono tanti programmi, tante risorse che l'Europa sta mettendo sul tavolo e che vanno non solo non sprecate, ma vanno utilizzate in maniera intelligente, coordinata. Dobbiamo evitare sovrapposizioni, dobbiamo avere una linea strategica per capire su quali interventi, che tipo di strumenti poter attivare, perché questo è anche un modo per garantirci l'accesso a queste risorse, perché altrimenti rischiamo di immaginare risorse sbagliate per interventi sbagliati e poi scontrarci con divieti, condizionamenti, eccetera. Per cui dobbiamo, mi piace tantissimo l'idea, sono completamente d'accordo con quello che diceva il ministro, di fare un piano unico, cioè un piano unico dove noi definiamo, non è solo il recovery, noi definiamo, come diceva Andrea, ci sono tanti tipi di risorse, ci sono fondi sociali, ci sono, ora vi racconterò di altri strumenti su cui ho lavorato e sto lavorando, ma noi dobbiamo capire quali sono le priorità, gli ambiti di intervento e per ciascuno di questi strategicamente identificare le fonti di finanziamento disponibili, valutare poi tutti i processi che da qui dobbiamo mettere in campo per realizzare le risorse, le competenze per poi andare a realizzare questa priorità.
Quindi io credo che questo sia un passo fondamentale, perché altrimenti rischiamo anche di far confusione e di confondere anche alcuni dei nostri interlocutori. Io l'ho visto in questi mesi, noi abbiamo cercato di promuovere tanti incontri sia come Partito Democratico Nazionale che locale, no? Per raccontare gli strumenti anche ad amministratori locali, ma mi sono resa conto che molto spesso non c'è un'idea chiara, perché oggettivamente è un quadro complesso di che tipi di strumenti sono disponibili, con quali tempistiche, con quali regolamenti e su quali priorità. Quindi noi dobbiamo essere molto chiari nel delineare un piano unico che racconti questi strumenti. Quindi si è parlato dei fondi strutturali. Con la mia, diciamo, commissione in queste settimane sto presiedendo i negoziati su varie altri fronti, e in particolare sono due rilevanti, diciamo, grossi per noi. Uno è stato il negoziato su un programma che si chiama InvestEU, che abbiamo chiuso la settimana scorsa, e che è un programma poco raccontato, ma che in realtà è molto utile. Questo è un po' l'erede del piano Juncker, che serve a stimolare e sostenere investimenti privati attraverso dei fondi di garanzie pubbliche. Quindi ci sono garanzie europee per il sostegno agli investimenti privati, e l'Italia ha dimostrato di saper utilizzare molto bene questo tipo di strumento. Nel piano Juncker l'Italia è stato il primo beneficiario insieme alla Francia, è riuscito a attivare veramente miliardi e miliardi di investimenti privati su progetti innovativi di ricerca, di sviluppo, di ampliamento di stabilimenti, di crescita delle imprese. E però InvestEU, rispetto al programma Juncker, noi siamo riusciti a negoziare delle cose veramente interessanti, proprio anche per agevolare il coordinamento, il collegamento anche con gli altri strumenti come il recovery. Cosa abbiamo messo, e con la fase che stiamo affrontando, cosa c'è dentro InvestEU che è interessante per noi e che potremo utilizzare anche per, lo dico ai nostri amministratori, insomma. All'interno ci sono, prima di tutto, ci sono delle finestre di investimento dove sono canalizzate queste garanzie per questi investimenti molto interessanti. La fetta più grossa va alle infrastrutture sostenibili, c'è una parte importantissima, molto accresciuta, sulla ricerca e sviluppo, c'è la finestra sulle piccole e medie imprese, su cui il Parlamento ha insistito tantissimo, perché sono l'ossatura del nostro sistema e non possiamo solo sostenere investimenti dei grandi gruppi, e c'è, questa è stata una grande battaglia del Partito Democratico e dei Socialisti e Democratici, una finestra per le infrastrutture sociali. Quindi noi avremo garanzie pubbliche anche per sostenere investimenti in asili, scuole, residenze per anziani, residenze universitarie, reti di servizi, riprogettare l'assistenza domiciliare. Queste sono tutte cose che sono un po' una rivoluzione culturale, perché in Europa spesso le infrastrutture vengono sempre intese come l'autostrada e la ferrovia. Invece l'idea di cominciare a pensare alle infrastrutture in chiave sociale è un bel passo in avanti e sarà un bello strumento. Abbiamo aggiunto un comparto nazionale, che significa che gli stati potranno, i governi potranno rinforzare questo InvestEU, questo strumento, con delle loro risorse che potranno per esempio andare a prendere anche dalle risorse del recovery. Quindi abbiamo creato questo collegamento. Perché l'abbiamo fatto? Perché InvestEU è molto efficace, noi sappiamo che lo sappiamo usare bene, però ha un monte risorse, come dire, limitato rispetto al recovery. In questo modo gli stati possono scegliere, è opzionale, se di decidere di spostare, di dirottare alcune risorse dal recovery su questo strumento, che è molto efficiente e che può aiutare a una leva di 12-13, cioè a una leva. Questi 30 miliardi di garanzie pubbliche si stima attiveranno 400 miliardi di investimenti privati complessivi. Quindi questo l'abbiamo fatto per dare flessibilità, per consentire agli stati anche di fare questo piano unico che diceva il ministro, cioè di capire come meglio gestire questi strumenti, come e dove dirottare le risorse a seconda delle proprie priorità, delle proprie caratteristiche e competenze, dove si è più bravi, dove si riesce a muoverci meglio. E l'ultimo punto importantissimo che siamo riusciti a mettere in questo strumento, e penso che per l'Italia in particolare sia fondamentale, è uno strumento, è la possibilità di utilizzare questo strumento per sostenere la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese che sono andate in crisi a causa del Covid. Questa è stata una battaglia enorme, perché
molti stati si opponevano, la Commissione aveva proposto uno strumento per aiutare la ricapitalizzazione delle imprese alcuni mesi fa ed è stato bocciato dal Consiglio e noi abbiamo insistito perché venisse reinserito qui. Perché è importante? È importante perché la ricapitalizzazione delle imprese adesso è consentita in Europa dal nuovo schema sugli aiuti di Stato, perché ci siamo accorti che non è una distorsione della concorrenza aiutare delle imprese che sono andate in crisi non per colpa propria ma per colpa di una crisi oggettiva come quella del Covid. Però il problema qual è? È che ci sono degli stati come la Germania che magari hanno quantità di risorse che gli consentono da sole di ricapitalizzare le imprese e altri stati che non hanno questi margini, questo spazio per sostenere le proprie imprese e questo avrebbe creato di fatto una concorrenza sleale, avrebbe rotto gli equilibri dentro il mercato unico. Quindi noi abbiamo pensato che fosse importante che l'Europa desse la possibilità agli stati di fare questo tipo di interventi con delle garanzie diciamo anche pubblico, utilizzando in qualche modo le risorse europee. Quindi questi saranno strumenti fondamentali per le nostre imprese, perché non ci dimentichiamo che la ripresa la faremo sicuramente con gli investimenti pubblici, però dovremo essere capaci di mobilitare anche gli investimenti privati. Quindi questo consente di fare questo tipo di come dire, gioco di squadra e di saper attivare gli strumenti dove siamo più bravi, laddove ci servono. Quindi io adesso stiamo chiudendo, oggi pomeriggio abbiamo negoziato sulla recovery facility, lì ancora non abbiamo chiuso, speriamo di farlo in nottata o domattina, anche lì stiamo ottenendo delle cose importanti, soprattutto sul fatto che anche lì tutte le condizionalità che ci avevano messo all'inizio, che il recovery dovesse essere legato solo a come dire, affrontare le priorità delle raccomandazioni, di fatto trasformandolo come uno strumento, cioè una condizionalità per cui si erogano solo se si fanno le riforme strutturali, noi lì stiamo cercando di insistere, per cui deve essere chiaro che ci sono delle priorità di investimento prima ancora di pensare alle raccomandazioni, cioè ci deve essere una coerenza con l'emergenza Covid, si chiama recovery per un motivo, insomma, no? Quindi noi stiamo lavorando tanto, ecco, in sintesi le ultime due righe, per dare al nostro paese, alle amministrazioni, tutta la flessibilità e le risorse per poter intervenire là dove è più urgente e necessario, sia per la crisi che per motivi che magari nostre debolezze strutturali. Adesso ovviamente sta a noi fare un lavoro di squadra e trovare la governance migliore, trovare la, come dire, le risorse e le intelligenze migliori per realizzarlo. Grazie. Grazie davvero Irene. Ne è parlato tanto nell'intervento della commissaria, del ministro Provenzano, le questioni urbane e dello sviluppo delle città sono strategiche in questo quadro. Quindi do la parola a Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Buongiorno, grazie per l'invito, perché il tema non solo è interessante ma è indubbiamente cruciale. Allora, anche per cercare di non ripetere cose che sono state dette, ma provo a elaborare, in particolare prendo l'intervento di Cozzolino a riferimento, e lei mi perdonerà o forse mi ringrazierà, non so, ma a parte le battute. Mary, lei ha ragione assolutamente quando dice che la stagione dell'austerità dobbiamo mettercela alle spalle, ma la stagione dell'austerità ha pesantemente condizionato non solo il nostro vivere, ma anche il funzionamento delle nostre strutture, dello Stato, delle realtà locali, di quello che sappiamo fare, di quello che non sappiamo fare. Ora, io dal primo giorno in cui ho deciso di occuparmi di politica ho voluto sentirmi profondamente politico e ragionare in maniera precisa, profonda, diretta da politico. Certamente non mi sono dimenticato le competenze, la mia esperienza, il mio vissuto da manager di 20 anni, no? E allora dico questo per dire che dobbiamo stare attenti a una cosa, e cioè se noi abbiamo strutture, e penso per esempio alle strutture tecniche dei ministeri, che per anni sono state abituate e a cui abbiamo detto che la regola era soprattutto risparmiare, tagliare, eccetera, eccetera. È chiaro che abbiamo avuto un depauperamento di professionalità.
fare delle gare pubbliche vuol dire saperle fare, vuol dire aver preso delle facciate, vuol dire sapere che non fai gare in cui non c'è ricorso, vuol dire sapere come gestirle, come scegliere una giuria, come aggiudicarle, come seguire i lavori. Questo ha a che fare con tutto. Per cui, Cozzolino, io si figuri se ho qualcosa in contrario al fatto che vengano date più risorse a mezzogiorno, ma è imprescindibile che ci sia preventivamente una dimostrazione del fatto che poi ci sono strutture atte al buon uso di queste risorse. Se no, che sia vero o no che noi poi alla fine riusciamo a spendere il 30-40% delle risorse disponibili, ma ci ritroveremo ancora lì. La nuova stagione deve essere una nuova stagione di visione politica, ma anche di rapido riadattamento delle strutture. E allora, in questo senso, lei di nuovo ha ragione quando dice, quando parla della centralità delle realtà locali, delle città. Perché? Perché probabilmente anche di nuovo nelle città, porto l'esempio di Milano, la separazione logica, che attenzione ci deve essere tra struttura politica e struttura amministrativa, ma alla fine trova una simbiosi, perché di fatto il voler arrivare all'obiettivo diventa primariamente sforzo di tutti, collettivo, e volontà di tutti. Questo è quello che dobbiamo fare, per cui in questo senso, solo e soprattutto in questo senso, le città possono insegnare qualcosa e devono essere coinvolte con i sindaci di Parigi, Barcellona, Budapest, Varsavia, Praga, Bratislava, Hannover. Ho chiesto al Presidente della Commissione, al Parlamento e al Consiglio di destinare il 10% dei fondi alle città metropolitane, ma non è un fatto di appropriazione, è un fatto che io non so quanto diciamo centralmente noi abbiamo investito in questi anni, proprio in termini di elaborazione di progetti, di, ripeto, di parametri di gara, 15 miliardi, 20 miliardi, non lo so, ma immagino che stiamo parlando di una cifra del genere, ora ne abbiamo 200 milioni. Ecco, da questo punto di vista non è un problema di suddivisione di protagonismo politico, ma chiedete una mano alle città, perché le città non hanno mai perso questo tipo di capacità e possono contribuire. Ovvio, ovvio che le città devono rispettare le scelte alte che vengono fatte dal nostro paese. Non è che poi i sindaci possono inventarsi la qualunque sui progetti e tirar fuori dai cassetti dei progetti che sono loro cari, ma che non c'entrano niente con quello che il nostro paese vuole fare. Quindi è chiaro che anche noi siamo chiamati alla nostra responsabilità. Detto ciò, però, questo è un tema enorme, un tema in cui io offro tutta la mia competenza, collaborazione, e questo momento mi fa veramente molto felice, perché esprime una volontà di prendere il toro per le corna e affrontare questa tematica, che è quella che può fare la differenza per tutti noi. Grazie. Grazie al Sindaco Sala. E adesso diamo la parola al vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo. Prego. Buongiorno a tutti. Permettetemi in primis di ringraziare la nostra moderatrice, l'onorevole Braga, e soprattutto di salutare anche i colleghi intervenuti, a partire dall'amico Andrea Cozzolino e dalla presidente Tinagli della Commissione ECON, con i quali lavoriamo sempre molto bene, in modo estremamente coordinato, e soprattutto anche di fare i miei complimenti al ministro Provenzano per aver fatto una disamina, a mio avviso, molto puntuale della sfida che è di fronte a noi, a partire dalla visione fondamentale dell'unificazione dell'approccio alle risorse che sono in questo momento sul tavolo, un approccio che deve essere necessariamente olistico e integrato. Il rischio altrimenti sarebbe, come giustamente sottolineava Andrea poco fa, di considerare le politiche di coesione come un pilastro di serie B, come una appendice rispetto alla sfida dell'assorbimento del Next Generation EU, e questo sarebbe doppiamente un errore, in primis
perché il Next Generation EU ha carattere straordinario e una tantum, mentre qui si parla della gestione di risorse che, oltre ad avere una grandissima entità, 40 miliardi più il cofinanziamento più i 14 miliardi aggiuntivi del React EU, hanno invece il carattere proprio ovviamente strutturale come sfida per il nostro paese, e c'è tanto terreno da recuperare, diceva giustamente, della nostra accelerazione, arrivare al 40% durante appunto un periodo pandemico, sicuramente un dato importante e lusinghiero che ci fa ben sperare, ma soprattutto appunto perché poi rischieremo altrimenti di non avere la massa critica necessaria per raggiungere l'obiettivo ambizioso che ci siamo dato, un obiettivo che secondo le direttrici dell'agenda territoriale 2030 ha due asse portanti fondamentali: l'Europa giusta, che offra quindi future prospettive a tutti i luoghi e tutte le persone in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, e l'Europa verde, che protegga quindi i nostri livelli di vita e al contempo guidi questa transizione verso la sostenibilità strettamente connessa agli obiettivi del Green Deal europeo. La Commissione ci ha chiesto proprio di lavorare in questa direzione. Avremo, rispetto a quanto abbiamo programmato nel 2019, questi 13,5, quasi 14 miliardi di euro in due anni, e questi fondi ci devono quindi far capire quanto lo strumento del Coronavirus Response Investment Initiative e React EU, l'Unione Europea, volendo aggiungere, abbia voluto veramente dimostrare di agire in modo tempestivo rispetto a invece alle premesse che erano purtroppo avvenute nelle crisi precedenti. Gli strumenti, come avete ascoltato, sono molto estesi, c'è stata una disamina importante anche delle possibili sinergie derivanti dal privato su InvestEU della Presidente Tinagli poco fa. Io però vorrei appunto appuntare l'importanza all'interno di questa visione di accompagnare il percorso delineato da questi strumenti, dalla messa insieme di questi strumenti verso la capacità veramente di costruire questa transizione ambientale digitale, ma anche la ricostruzione delle competenze amministrative, il loro rafforzamento a livello nazionale, con una riforma che deve essere imperniata anche in un certo senso sulla nostra governance economica. Permettetemi quindi di ribadire che se vogliamo veramente raggiungere questo tema della transizione sostenibile è necessario ottenere anche uno degli obiettivi comuni tanto al Movimento 5 Stelle quanto al Partito Democratico, che è quello della Golden Rule europea per gli investimenti sostenibili, ovvero una interpretazione concreta che vada quindi a nucleare la questione della sostenibilità non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche sociale, e che preveda quindi che le spese sostenute attraverso l'emissione di debito aggiuntivo in questo ambito siano finalmente escluse dal calcolo del disavanzo strutturale. In questo modo ci libereremo ovviamente tutto ciò che ci serve per accompagnare pienamente le politiche di coesione, e avremmo quindi dall'altro lato la capacità di mobilitare quella massa importante di investimenti che serve per raggiungere gli obiettivi della neutralità climatica che abbiamo voluto definire come priorità massima appunto per il nostro continente e per la nostra Unione di qui come prospettiva ai prossimi decenni. La seconda riforma importante che io intravedo e per cui bisogna avere un'ampia convergenza tra noi a livello europeo è quella degli indicatori utilizzati nel semestre europeo, proprio per identificare alcune tra le specificità degli diversi stati membri, mi riferisco in particolare a quelle sociali. A questo proposito, proprio come dimostrato da diversi studi negli ultimi tempi, nell'area degli investimenti sociali manca ancora un'attenzione specifica alla disparità dell'accesso ai servizi, uno degli obiettivi invece fondamentali della coesione territoriale, con il risultato pratico che poi l'attuale ventaglio di indicatori non fornisce un resoconto completo ed esaustivo e veritiero di quella che è la disparità in materia di opportunità. Con una più ampia gamma di informazioni potremmo valutare meglio le diseguaglianze e le loro cause, e quindi suggerire anche agli Stati membri delle risposte, delle iniziative più efficaci per una ripresa che sia realmente inclusiva. Altrimenti il rischio è di vedere esattamente quelle diseguaglianze non soltanto rimanere permeare all'interno del nostro panorama nazionale, così come in quello di altri stati, ma soprattutto essere esacerbate da quel terribile catalizzatore che è stata questa pandemia, che non ha fatto altro che fare crescere ulteriormente dei trend e dei fenomeni che erano già insiti all'interno degli sviluppi nel nostro continente e del nostro paese. Basti pensare appunto alla dicotomia tra centro e periferie, o nord e sud, che sta più volte rievocata negli interventi che ci hanno preceduto.
Noi dobbiamo attraversare questa transizione, questa rivoluzione, facendo sì che sia un approccio orizzontale e trasversale a tutte le politiche dell'Unione. È fondamentale farci trovare pronti all'appuntamento. In questo senso raccolgo pienamente l'invito e lo sforzo del nostro governo, che sta puntando all'unificazione degli strumenti, cercare di ridurre anche i vari PON, per far sì che concentrino meglio le risorse sugli obiettivi di fondo e vadano a evitare che ci sia quindi una contrapposizione o una disarticolazione tra gli stessi, così come reputo di primaria importanza uscire da questa logica persistente delle esternalizzazioni per puntare convintamente invece al rafforzamento delle nostre capacità amministrative. E in questo senso credo che questo annuncio dei 10.000 giovani da inserire appunto nel reclutamento nelle pubbliche amministrazioni per le politiche di coesione sia un messaggio importante che noi diamo in chiave pura. La logica appunto commissariale è una logica tampone. Noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo problema invece in modo assolutamente permanente, dotandoci appunto di un'eredità da lasciare al futuro del nostro paese dopo tanti anni in cui purtroppo l'austerity ha portato a una contrazione degli investimenti pubblici che è stata foriera anche della perdita di capacità, della perdita di know-how e del mancato investimento nel potenziamento delle nostre amministrazioni pubbliche. Ecco perché quindi questo appuntamento e questa necessità di poter assorbire così tante risorse in un periodo di tempo così breve diventa una sfida ma anche una grande opportunità, come dicevamo prima, che non a caso appunto in alcune lingue come in cinese problema e opportunità sono praticamente la stessa parola, e da questo appunto dovremmo trarre anche noi un invito e uno stimolo. Noi avremo appunto, come dicevo prima, questo ammontare importante per pensare anche all'idea di mettere in sicurezza le prossime generazioni di cittadini italiani ed europei, mettendoli al riparo dalla povertà e dalla disoccupazione, portando avanti quel salto deciso sulle politiche attive del lavoro, ma anche pensando quindi alla nostra visione di paese che si porga proprio come paladino della lotta al riscaldamento globale, all'inquinamento atmosferico e all'impoverimento delle risorse idriche. Certo, chiaramente questo è un programma d'azione che non può che essere portato in piena sinergia tra il Parlamento europeo e il livello nazionale. In questo senso saluto con la presenza costante del ministro Provenzano nella cabina di regia con noi parlamentari europei, rappresentanti delle varie forze politiche qui a Bruxelles, che penso sia una metodologia di lavoro fortemente innovativa che ci ha consentito di centrare obiettivi importanti anche in queste negoziazioni delicatissime di questi giorni, vari triloghi che sono stati ricordati e che si stanno chiudendo e che ci daranno appunto l'arsenale di strumenti da mobilitare per raggiungere pienamente questi obiettivi. In questo senso quindi è bene continuare con questo asse che vada dai territori passando quindi appunto per il livello regionale e nazionale, arrivando quindi poi a livello europeo, e soprattutto è bene darci degli indicatori chiari che siano pienamente corrispondenti a quelli dell'agenda globale delle Nazioni Unite, che è stata ricordata prima, appunto gli SDG, i Sustainable Development Goals, perché questo facilita la trasparenza, la comprensione, la visibilità del nostro approccio, ma ci consente davvero appunto di lanciare un messaggio chiaro e preciso di credibilità anche a livello europeo. L'Italia è un paese che ha un governo che vuole pienamente attraversare questo grande viaggio collettivo, promettendo che, come dicono gli stessi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nessuno venga lasciato indietro. Oggi questo appuntamento, per il quale ringrazio appunto il Partito Democratico anche per avermi invitato, incluso insomma queste considerazioni, dice che c'è la volontà di farlo insieme, di squadra, e di proseguire quindi questo accompagnamento con una crescita fondamentale delle nostre competenze e soprattutto con una piena inclusione tanto dell'elemento delle aree urbane quanto dell'elemento appunto delle zone ultraperiferiche, che in tanti dei programmi attualmente esistenti, penso anche all'Interreg, hanno trovato queste negoziazioni anche degli ulteriori incentivi, è una considerazione che forse era mancata con questa entità nelle precedenti programmazioni. Anche la presenza del segretario Zingaretti aggiunge ulteriore peso politico a quanto si percepita questa come priorità da parte del nostro esecutivo, e quindi concludo salutandovi e ringraziandovi appunto per questo momento di confronto
e ricordandovi che da parte nostra come parlamentari europei c'è la piena e totale disponibilità a fare massa e sistema per portare avanti queste istanze di rinnovamento e per tutti, per considerare appunto che ci sia una orizzontalità piena di questi obiettivi all'interno di tutte le politiche dell'Unione. E ci aspettiamo di vincere questa sfida, la dobbiamo vincere per il bene davvero delle prossime generazioni del nostro Paese, per realizzare pienamente questi obiettivi e per dimostrare appunto che l'Italia può diventare un modello sempre più di, virtuoso di gestione delle risorse, al contrario di essere vittima insomma di una narrativa talvolta anche profondamente scorretta da parte di altri paesi partner europei. Grazie davvero Vicepresidente. Ci avviamo agli ultimi tre interventi prima delle conclusioni del segretario e dare la parola al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 5 minuti, grazie Presidente. Potete dare, ecco sì, mi avete abilitato. Buongiorno a tutti. Ovviamente sarei felicissimo di abbracciarvi, devo dire che sento persino la vostra mancanza, che è veramente una cosa pazzesca, cioè sentire il bisogno fisico di toccare ciascuno di voi non mi era mai capitato fino ad oggi e vi voglio estendere questa sensazione. Quindi dopo avervi detto che vi voglio bene nella sostanza e ringrazio il segretario per questa occasione di discussione, cercherò di essere rapido perché purtroppo questa rapidità è necessaria oggi. Noi abbiamo una situazione piuttosto paradossale nella quale è già partito, con riferimento alle proposte che vengono di utilizzo di questi fondi europei, è già partita una polemica molto forte, come il ministro Provenzano sa e come il segretario Zingaretti sa, delle regioni del Mezzogiorno che chiedono la piena adesione anche della Regione Puglia. Io ovviamente sto attendendo di riflettere bene su tutti i passaggi per evitare il rischio di battaglie di retroguardia, ma per come la vicenda si sta delineando, e credo che io non ho sentito la relazione di Peppe, però sicuramente c'è qualche cosa che va chiarito, perché il rischio, quindi punto numero uno, evitare che questa storia finisca per allargare il divario nord-sud. Io capisco che l'altra soluzione, cioè, è proprio nel DNA di questo paese. Dice, c'è un momento di crisi, è inutile perdere tempo col sud. Facciamo ripartire la locomotiva, poi il sud nel tempo vediamo che succede. È un ragionamento che viene fatto in buona fede, cioè non è che c'è dietro il maligno, è sempre stato così. Il punto è che noi ci dobbiamo sforzare di spiegare che se come lo Svimez prevede il PIL 2021 del sud cresce all'1,2 nel 2021 e al 2022 all'1,4 e quello del centro nord al 4,5 e 5,3, è finita la partita. Cioè noi avremo uno sviluppo squilibrato del paese dal punto di vista economico per altri 30 anni. E questa cosa non fa bene neanche al nord. Questa è la nostra teoria politica. Cioè uno sviluppo diseguale e una struttura economica così diversa è il contrario delle politiche di coesione dell'Unione Europea. Quindi o siamo tutti degli sciocchi che ad aver inseguito in questi anni le politiche di coesione, Unione Europea compresa, oppure noi dobbiamo fare come le istruzioni dell'Unione Europea ci prescrivono, e cioè dobbiamo soprattutto investire nelle zone sottoutilizzate, perché questa è la maniera più giusta e corretta di uscire da una crisi economica. Potrei citare i discorsi di due presidenti della Repubblica che io ricordo a memoria, Napolitano e Mattarella, che hanno sempre insistito su questo concetto. Quindi questo è il punto numero uno. Secondo, se come noi pensiamo si deve investire il 34% del totale, le previsioni di sviluppo del paese sempre fatte dallo Svimez sono migliori, con una, diciamo, sono migliori non di numeri pazzeschi, però certamente non sono dannose. Ecco, cioè investire in maniera importante nel Mezzogiorno non significa danneggiare il nord. Cioè non stiamo cambiando il reddito individuale di ciascuno, perché come tutti sanno, proprio a causa della struttura duale
squilibrata della nostra economia, ogni euro investito al sud produce non meno del 20-25% di effetto anche sulle industrie del centro-nord, perché la dipendenza economica nel mezzogiorno è in questi termini. Quindi concentrare gli investimenti sul mezzogiorno aiuta a non allargare il divario senza danneggiare in modo significativo l'economia del nord. Quindi questo è ovviamente il secondo punto. Poi ovviamente c'è un'altra tentazione, tipicamente, lo dico con affetto, anche perché io per metà sono piemontese, quindi non ho modo di mancare di rispetto totalmente ad altre regioni, nel senso che il nostro DNA è talmente mescolato da non consentire operazioni del genere. Dicevo, l'idea di costruire delle burocrazie centralizzate che sostituiscano il meccanismo normale previsto dall'Unione Europea, che obbliga a coinvolgere le autorità locali e regionali, proprio non va. Nel senso, non va, adesso potrei, come si dice, tirare giù una bella pippa autoreferenziale dicendo che la Regione Puglia è la migliore regione italiana, sicuramente, forse una delle migliori d'Europa nella spesa dei fondi europei. E quindi farei subito sta domanda, ripeto, un po' sciocchina: ma perché dobbiamo pagare noi per tutti? Che insomma è un'abitudine retorica questa, ma non la sto mettendo in questi termini. Anzi, questa è l'occasione per costruire un meccanismo di tutoraggio che, senza sottrarre alle regioni le competenze, le metta nelle condizioni, anche in maniera forte, direi anche autoritaria se fosse necessario, di procedere rapidamente alla rapida cantierabilità di questi progetti. La Puglia ha presentato progetti per 18 miliardi, colgo l'occasione per informare tutti quanti, sulla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Abbiamo schede per 5 miliardi e 250 mila euro, sulla rivoluzione verde, la transizione ecologica, 4 miliardi e 500 mila euro, sulle infrastrutture per la mobilità, 2 miliardi e 600 mila euro, sull'istruzione, formazione, ricerca e cultura, 1 miliardo e 813 mila euro, sull'equità sociale, 437 mila euro, sulla salute, 3 miliardi e 300 mila euro. Questo compendio di iniziative, dal nostro punto di vista, si deve poi coniugare con i fondi europei che, per quanto riguarda la Puglia, vengono da un ottimo risultato della programmazione precedente. Si devono agganciare bene, ma per agganciarsi bene le regole di ingaggio devono rimanere le stesse, cioè l'obiettivo di coesione anche dei fondi strutturali va assolutamente mantenuto. Voi immaginate che per citare ovviamente la Puglia, e non parlo solo della mia amministrazione evidentemente, ma anche della precedente, noi abbiamo in corso sui fondi dell'Unione Europea una politica industriale di grandissimo impatto sia sul fronte degli investimenti in ricerca che sulle attività industriali in senso stretto. Abbiamo anche misure anti-Covid, microprestiti e sostegno al capitale circolante, che in questo momento hanno visto accedere ai finanziamenti 27.000 imprese per 6,2 miliardi di euro. E credo che interventi del genere, che esprimono di per sé una politica economica regionale, non abbiano anche in questo caso precedenti in nessuna regione d'Italia e d'Europa. Quindi la Puglia è pronta ad affrontare, lo dico al ministro Provenzano, assieme alle altre regioni del sud che evidentemente devono cominciare a collaborare. Questo è il punto fondamentale. Verbi come si declinavano un tempo, lo dico ad Andrea, che è l'unico forse in grado di decodificarlo a volo: io ballo da solo, fermo restando che io non me lo posso proprio permettere, perché anche fisicamente non ho la struttura del ballerino, ma io ballo da solo non esiste. Cioè il sud deve diventare, mi auguro, non solo quando si sente offeso da una ripartizione mancata di fondi, una entità omogenea in tutti questi settori, dove non si investe duplicando tutto come se fossimo nazioni diverse, ma si investe in modo integrato. E questo è un lavoro che lo Stato centrale deve fare e che le politiche regionali devono attuare. Infine, la solita storia del cofinanziamento
dei fondi europei. Stiamo alle solite, nel senso che io mi ricordo che dovetti spiegare molto tempo fa ad un segretario del Partito Democratico perché il Sud strutturalmente ha difficoltà a investire i fondi strutturali, perché ne ha molti più fondi del Nord, quindi il cofinanziamento è molto più importante, i bilanci ordinari delle regioni del Mezzogiorno e dei comuni del Mezzogiorno sono più magri e scarsi di quelli del Nord. Se tu mi dai la stessa quota di cofinanziamento, è chiaro che mi stai diminuendo la capacità di investire, probabilmente puoi persino arrivare a diminuire la quantità di risorse disponibili. Quindi il processo che prima, ante Covid, era in corso per ridurre, cioè per aumentare la quota di cofinanziamento statale, anche per evitare, come purtroppo è accaduto in Italia, che i fondi europei divenissero l'unica fonte di investimento nel Mezzogiorno, va considerata alla luce di quello che sta accadendo. Sarebbe folle che in un momento in cui stiamo utilizzando le risorse europee per finanziare il piano di rinascita dal Covid si aumentasse la quota di cofinanziamento secondo una logica completamente diversa. E quindi, nella sostanza, io vi suggerisco di fare in modo che questa quota di cofinanziamento non cresca, che anzi siano agevolate le regioni del Mezzogiorno con quote di finanziamento che proporzionalmente diminuiscano all'incremento della spesa, perché i loro bilanci solo a queste condizioni reggono questa fondamentale regola europea. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Do la parola adesso invece al Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Devi aprire il microfono, Giuseppe, non ti sentiamo. Sì, mi sentite? Vai. Ok, grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il Partito Democratico per questa importante occasione di confronto, di dibattito, di discussione ai tempi del Covid. Quindi permettetemi di salutare il segretario Nicola Zingaretti, il ministro Provenzano, ma anche Andrea Cozzolino. Ho visto l'intervento del collega Beppe Sala prima, a cui faccio un grosso in bocca al lupo per questa nuova campagna elettorale, e naturalmente saluto e ringrazio Michele Emiliano. Lo ringrazio anche perché la Regione Puglia ci sta dando una grossa mano a uscire da una situazione di crisi nella gestione dei rifiuti, e questo credo che non sia una cosa da banalizzare, ma da dare per scontata, ma è una bella pagina di sinergia istituzionale che secondo me va rimarcata, perché purtroppo non sempre accade, non accade neanche dentro la stessa regione, quindi figuriamoci se può accadere fra regioni diverse. Per me questo è importante da sottolineare. Io consentitemi di concentrare il mio intervento rispetto a quelle che sono le tematiche dei fondi Next Generation, Recovery Plan e tutte quelle che sono le sfide dell'imminente futuro rispetto a tre macro settori. Il primo è del tutto evidente, anche purtroppo rispetto a quella che è la brutta pagina che è stata scritta nella mia regione nelle scorse settimane, in realtà dura da diversi anni, che è relativa alla sanità e in generale al ripristino, al mantenimento del diritto alla salute per i calabresi. Questo è un primo settore di intervento. Il secondo è quello dell'ambiente, ma è anche superfluo dirlo alla luce di quelle che sono le risorse green e l'obiettivo green che già l'Unione Europea si è data. Il terzo è quello dei trasporti. Viviamo ancora oggi una situazione di isolamento, ma questi tre settori ci servono non per avere qualcosa in più. Questi tre settori di intervento servono al Mezzogiorno, servono al Sud, servono alla Calabria per arrivare a una condizione di parità rispetto alle altre regioni. Quando noi al Sud chiediamo di investire, come peraltro si sta già facendo ed è già previsto, e ancora una volta ringrazio il ministro Provenzano per questo, di passare da una forma di alta capacità all'alta velocità, non stiamo chiedendo qualcosa per
il Mezzogiorno. Stiamo chiedendo qualcosa per il Paese ed è importante che quando si parla di un piano per il Sud si dica che un piano per il Sud è un piano per l'Italia. Le parole sono importanti perché ci dicono anche quella che è la nostra visione politica, quella che è la nostra visione del futuro del Paese. Finalmente comprendiamo che un Paese non può andare a due velocità e che la crescita del Sud, riportare il Sud a una condizione di parità e quindi ragionare su quella che è la crescita del Mezzogiorno, serve all'intero Paese. Come farlo questo? Da sindaco non posso che chiedere di mantenere, aumentare e riportare la centralità del ruolo dei comuni, del ruolo delle città metropolitane. Passare cioè da soggetti che in qualche modo beneficiano a valle di una programmazione, di una progettazione, di una gestione delle risorse a enti che sono protagonisti sia nella gestione di queste risorse ma anche nella programmazione. In questi anni sono stati fatti diversi passi avanti rispetto a questo, con buone prospettive anche su quella che è la rendicontazione di queste risorse. I PON Metro sono stati un banco di prova importantissimo per le città metropolitane, non soltanto perché hanno consentito di programmare lo sviluppo futuro delle nostre aree metropolitane, ma anche perché le città metropolitane hanno gestito direttamente, senza nessun filtro, queste risorse. Adesso bisogna fare, a mio avviso, uno sforzo ancora maggiore e essere protagonisti anche rispetto alla scelta dei temi e dei settori sui quali intervenire, sempre nell'ambito di quello che è il piano e le linee guida date dall'Unione Europea e date dalla visione del governo nazionale. Ma intervenire a monte di una programmazione significa anche avere la possibilità di in qualche modo ascoltare le specificità e le peculiarità delle diverse zone e delle diverse città, perché ci sono città che hanno una vocazione più industriale, ci sono città che hanno una vocazione più culturale, più ovviamente turistica. Quindi riuscire a ragionare con le città per capire anche come indirizzare e dove indirizzare queste risorse. Ovviamente da sindaco tutto questo si scontra con quello che è l'orizzonte del quotidiano. Se io oggi avessi fatto questo tipo di discorso in una periferia della nostra città, ma come di tante altre città, di tante altre grandi città, mi avrebbero probabilmente preso per pazzo nella migliore delle ipotesi, perché ti dicono sì sindaco, benissimo a ragionare di tutte queste risorse, ma qui ancora purtroppo abbiamo il problema dell'ordinario, abbiamo il problema dei servizi pubblici essenziali, abbiamo il problema di avere un asilo nido qui vicino, abbiamo il problema di una manutenzione stradale degna di questo nome, l'acqua arriva a singhiozzo e quant'altro. Ecco, noi dobbiamo riuscire in una impresa storica che è quella di coniugare il ruolo dei sindaci e quindi di coloro che hanno il dovere di avere una visione di città e lavorare perché questa visione mese dopo mese, anno dopo anno possa realizzarsi, ma allo stesso tempo garantire l'orizzonte del quotidiano, perché altrimenti ogni ragionamento rischia di non essere percepito nella sua importanza dalla collettività. Ecco perché credo che accanto a questo sia importante continuare a ragionare, un percorso che so che è già iniziato e che stiamo portando avanti con ANCI, rispetto a una seria oggi riforma degli enti locali, una seria riforma a quasi 20 anni dalla sua approvazione del testo unico degli enti locali, che consenta ai comuni, alle città metropolitane di avere la garanzia, la certezza del quotidiano e quindi anche maggiore serenità nel programmare lo sviluppo futuro dei nostri territori. Grazie. Grazie davvero sindaco. E do la parola per l'ultimo intervento, prima delle conclusioni, a Dario Stefano, presidente della Commissione Politiche Europee del Senato della Repubblica. Apri il microfono anche tu, Dario.
Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Vediamo se... No, non ti sentiamo, Dario. Se provi al volo a cambiare strumento di connessione, forse... Riattiva il microfono, Dario, prova. Ok, perfetto. Ok, bene. Volevo combattere il destino, perché in verità di questa iniziativa io l'ho scoperto solo stamattina casualmente, e ho dovuto renderla compatibile con l'aula. Sappiamo che sapete tutti che siamo impegnati con la licenziamento in aula dei decreti ristoro, ma insomma ci tenevo ad esserci. Ringrazio il partito, il ministro Provenzano, Nicola e Andrea per aver voluto organizzare questo momento di incontro. Gran parte degli interventi, nelle quali sono state dette anche molte cose condivisibili, hanno inquadrato lo strumento del Next Generation. In realtà oggi, diciamo, l'occasione era quella di parlare delle risorse della coesione, che io credo siano una occasione importante del nostro paese, e che devono traguardare l'appuntamento della spesa cercando di evitare due grandi problemi. Il primo, storico, quello che delle risorse della coesione vengano impiegate bene e spese realmente nei tempi indicati, con l'obiettivo però di creare effetti sistemici, perché molto spesso le risorse nel passato noi anche come regioni del Mezzogiorno le abbiamo avute a disposizione, ma non hanno generato effetti sistemici, e questo non ci ha consentito di risolvere le antiche fragilità e anche le antiche disparità territoriali che abbiamo. Il secondo punto sul quale io voglio richiamare l'attenzione di tutti voi, di tutti noi, è quello di provare a fare uno sforzo aggiuntivo affinché le risorse della coesione siano risorse che riescano ad integrarsi e non a sovrapporsi a quelle di un'altra programmazione, che è quella del Next Generation, alla quale pure siamo chiamati. È del tutto evidente che è un'occasione storica quello di avere una mole di risorse così importanti da collocare per risolvere, per rimuovere le fragilità che la pandemia ha messo ancora di più in evidenza. E in questo parlo da parlamentare del Sud, che in questa pandemia ha vissuto con maggiore difficoltà tutti gli effetti di una crisi non soltanto sanitaria ma anche economica. Io credo che l'impegno prodotto in questi mesi di coordinamento, di sintesi fatto dal ministro Provenzano sia un impegno che ha dato dei risultati importanti, che ci ha consentito anche di risolvere alcuni problemi che avevamo sulla vecchia programmazione, che rischiavano di vederci perdere una mole di risorse importante. Ed è un impegno che ci
conferma, a mio modo di vedere, la necessità comunque di avere un'azione di coordinamento, anche di un coordinamento centrale da parte del Ministero, in questo caso del Ministro Provenzano, rispetto all'attività di programmazione delle singole regioni, delle singole realtà territoriali. Io credo che sia una cosa necessaria, perché noi abbiamo bisogno di realizzare una nuova dimensione progettuale e di investimenti sul Sud, che ci faccia emergere le nostre grandi potenzialità, ma finalmente rimuova anche gli elementi di grande difficoltà. In questo, io solo una parentesi, avendo anche tempi stretti stamattina, io vorrei concentrarla con voi, richiamarla, magari provando a trovare occasioni per approfondirla, rispetto anche alle procedure che noi abbiamo, non solo da un punto di vista normativo. Noi la grande difficoltà che abbiamo, soprattutto nel Sud, è quella di destinare risorse a progettualità strategiche e di spenderle realmente, perché ci imbattiamo con tutta una serie di difficoltà, spesso legate alla capacità progettuale, molto spesso legate a tutta una serie di norme e procedure ordinarie che rallentano molto i tempi della spesa, e questo molto spesso mette a rischio l'obiettivo di temporale di spesa. Io credo che un approfondimento da questo punto di vista noi lo dobbiamo fare, tanto più perché abbiamo in un tempo relativamente breve, 21-27, una mole ingente di risorse da mettere a disposizione del Paese. Lo dobbiamo fare, io credo, con procedure straordinarie, perché se noi ci consegneremo all'ordinarietà che la norma ci indica, io credo che rischieremmo, soprattutto nelle aree del Paese in cui noi abbiamo stazioni appaltanti non propriamente qualificate, noi avremo il rischio serio di perdere una quantità importante di risorse e di non dare a questa opportunità tutte le potenzialità che pure abbiamo davanti. Io lo dico perché in questo voglio fare un richiamo, è una criticità che ci accompagnerà anche nel migliore utilizzo delle risorse che ci consegna il Next Generation. Noi abbiamo la necessità di intervenire sul quadro normativo per poter rendere le procedure più snelle, per poterci dare la possibilità di mantenere i tempi stretti che la programmazione europea ci indica. E in questo chiudo davvero richiamando l'intervento che ha fatto Andrea Cozzolino, che ringrazio in apertura, che è quello di immaginare che in questo quadro di programmazione che dovrà fare sintesi tra questi due grandi strumenti, noi si debba progettare di immaginare davvero uno Stato nuovo, una pubblica amministrazione che sia qualificata, che sia in grado di poter adempiere a questi appuntamenti che abbiamo davanti e che molto spesso non dipendono dall'inerzia del sindaco o del presidente di regione, ma dipendono dalla necessità di qualificare le strutture che sono dedicate alla progettualità e poi all'adempimento normativo. Io su questo chiedo anche a Nicola Zingaretti una riflessione successiva. Noi abbiamo avuto un appuntamento importante da un punto di vista parlamentare, quello con il decreto sulle semplificazioni. Io credo che quel decreto ha prodotto dei passi in avanti, ma probabilmente abbiamo bisogno di andare ancora di più a fondo, perché abbiamo questa grande opportunità, due grandi programmazioni che si incrociano, risorse importanti, e io da parlamentare del Sud lo dico davvero, ho la necessità di poter concentrare il mio impegno a far sì che queste programmazioni rimuovano finalmente delle differenze territoriali che sono sotto gli occhi di tutti e che investono non solo un'infrastrutturazione materiale, che pure dobbiamo finalmente affrontare. Non è possibile che per venire da Lecce a Roma ancora oggi noi si debba affrontare un'avventura, ma anche quelle immateriali, se è vero come è vero che la DAD in questo periodo ci ha dimostrato che il 25% delle famiglie del Sud non hanno la possibilità della connessione ad internet. Sono nodi che noi dobbiamo affrontare e lo dobbiamo fare. Io credo che il governo, lo Stato debba
assumersi la responsabilità di un'azione di coordinamento. E ripeto e chiudo davvero, il lavoro fatto dal ministro Provenzano in questi mesi è incoraggiante, perché ci ha dimostrato che coordinare non significa espropriare della volontà i territori, ma metterli nelle condizioni di fare un lavoro sinergico e di farlo meglio. Grazie. Dario, grazie a tutte le relatrici e relatori per i tanti spunti alla nostra riflessione, che ovviamente raccogliamo e che serviranno anche al partito, alla segreteria, a continuare il lavoro sulla costruzione delle proposte, delle risposte migliori per utilizzare al meglio le risorse europee. Do la parola per le conclusioni al segretario Nicola Zingaretti. Grazie. Ovviamente grazie a tutti voi che avete partecipato, a chi ci sta ascoltando. Voglio mandare simbolicamente, ma lo faremo anche formalmente, un ringraziamento per il suo contributo alla commissaria europea, per un saluto che, come ha detto Chiara prima, è stato più che un saluto, ma un'indicazione di lavoro, io credo, utilissima. E ovviamente grazie a Giuseppe, al ministro Provenzano, per aver voluto questo appuntamento, averlo in qualche modo contribuito a costruire, a pensare, e aver offerto al Partito Democratico questa opportunità di incontro. Abbiamo preso nota, dico subito, soprattutto lui, di quello che sono state le caratteristiche del dibattito, che hanno messo in luce anche la necessità di continuare in quella ricerca per mettere a punto una pratica nell'attuazione, nella distribuzione delle grandi risorse che abbiamo, utile al sistema italiano. E quindi grazie veramente ai sindaci, al Presidente di Regione che sono intervenuti, perché volevamo proprio questo, aprire una fase a questo punto che unisca l'attuazione alla progettazione. Io vorrei dire alcune cose molto semplici che credo possano essere la base comune del lavoro nei prossimi mesi e poi nei prossimi anni. La prima cosa, noi dobbiamo avere, in un tempo drammatico che stiamo vivendo, pochi minuti fa il presidente dell'Istat ha ricordato che nel 2020 l'Italia supererà i 700.000 morti, e non è accaduto dal 1944, quando eravamo in piena guerra mondiale. E questo è uno dei tanti dati che potremmo raccontarci per descrivere l'immensa complessità del tempo in cui viviamo, perché poi purtroppo la scomparsa di esseri umani porta con sé anche non solo la rottura di legami sociali, affettivi e quindi un aspetto legato alla dimensione individuale e personale nelle relazioni sociali, ma porta con sé anche la perdita di pezzi del nostro sistema paese. Ecco, il punto però di partenza nella lettura dei problemi che abbiamo deve essere quella della consapevolezza piena che noi abbiamo davanti una grande opportunità e non dobbiamo sprecarla. E questa opportunità è figlia in gran parte del lavoro e della passione che è stata messa in questi mesi per, in una situazione drammatica, costruire però anche l'opportunità di una svolta. E poi dirò, a mio giudizio, l'opportunità c'è ed è evidente. Il secondo punto e concetto che dobbiamo avere chiaro, perché in qualche modo è inedito almeno per questa generazione, è che noi non viviamo nel tempo della continuità. Ci sono stati tempi della storia, della democrazia italiana anche, ma dell'Europa, tempi nei quali si è vissuto nella continuità di processi produttivi, di modelli sociali che andavano sì adeguati, aiutati, aggiornati, ma non è questo il nostro tempo. Noi non abbiamo un tema di continuare a investire, a produrre, a vivere, a consumare come abbiamo fatto in passato. Noi viviamo nel tempo della discontinuità, e la discontinuità porta con sé sempre innanzitutto anche la paura e il timore sul futuro, e quindi il rischio della ricerca di reazioni regressive nei modelli produttivi, nei modelli sociali, ma anche delle azioni individuali. Il non vivere nella continuità implica un dovere delle classi dirigenti,
e di un sistema paese, che è quello non tanto di seguire una strada, ma di sceglierne una, di scegliere una strada e di costruire un percorso. Per questo io dico sempre, noi diciamo sempre, è importante coinvolgere il sistema paese, perché a noi in questo tempo non servono le testimonianze di posizioni pur nobili, serve invece quello di ascoltare le testimonianze e di metterle dentro una comune visione di una nuova strada. Perché dico nuova? Perché, terzo punto, sicuramente il nostro obiettivo non è tornare al tempo del pre-Covid, e cioè a un modello produttivo, a un sistema sociale, a un sistema istituzionale che a noi non soddisfa, perché, se non altro, produceva quella discriminazioni, quella disuguaglianze sociali, quelle difficoltà della produzione, tutto ciò che conoscete, che conosciamo e che sappiamo non possono essere il nostro orizzonte. Noi non possiamo ambire a tornare a un modello di sistema paese che produce poco, è poco competitivo, crea disuguaglianze e crea quella frattura, ad esempio, tra le altre, tra nord e sud, la discriminazione di genere che conosciamo o la discriminazione generazionale che conosciamo. No, l'opportunità è legata, ripeto, non a tornare indietro, ma a costruire un nuovo modello. Questo è il cuore anche del dibattito di queste settimane e di questi giorni, la cui complessità va anche inserita in un dato oggettivo. Dobbiamo costruire una nuova possibilità, ma, ripeto, partendo da una speranza possibile, che non dobbiamo sprecare, una grande opportunità da non sprecare, sapendo che l'obiettivo è ridare speranza a questo paese. E quando dico questo paese, dico alle donne, agli uomini, ai giovani, agli anziani di questo paese, e cioè alle persone nella loro condizione materiale di vita, di chi è imprenditore ha paura, di chi è disoccupato e disperato, di chi è precario o di chi è dipendente e sa che quando le misure che il governo ha messo in campo a tutelare in questo tempo il suo lavoro non avrà. Noi possiamo parlare a quella condizione umana? Sì, e questa è la novità. E la novità è che possiamo farlo. Questa è la grande novità. E perché possiamo farlo? Perché dobbiamo dirlo per indorare la pillola? No, ma perché c'è stato in questi mesi, in questo tempo di lavoro, un lavoro politico che ha cambiato in meglio, da questo punto di vista, ricostruito le condizioni per farcela. Il 10, oggi parliamo ovviamente di questa straordinaria opportunità delle politiche di coesione, il 10 e l'11 dicembre si è fatto l'accordo sulla Next Generation, si sono superati dentro una battaglia politica e culturale i limiti superati di una visione nazionalista e di destra dell'Europa che avrebbe condannato i Paesi membri a rimanere nel tempo e per sempre nella contemplazione dei problemi. E aggiungo anche tra le note positive l'accordo per tagliare del 55% le emissioni di gas e di effetto serra entro il 2030, che, come dicevo prima, fanno immediato riferimento a cosa? Che siamo nella strada della costruzione di un nuovo modello di sviluppo per ridistribuire benessere, sicurezza, serenità e quindi sviluppo. Quindi non è un tema marginale approcciarci a questa massa finanziaria enorme, è il cuore dell'esistenza stessa di una missione politica, perché, ripeto, abbiamo bisogno di cambiare e ora abbiamo in gran parte le risorse per poterlo fare. Grazie, lo ricordo, e le parole della commissaria europea sono illuminanti e non sono banali, grazie a un'Europa che noi abbiamo contribuito a cambiare, perché se non ci fosse stata la fiducia sulla possibilità di portare l'esperienza europea su un fronte diverso da quello dell'austerità, ma anche, perché era un'opzione in campo, sconfiggendo le illusioni per cui il problema era distruggere l'Europa e non invece cambiarla come noi abbiamo sempre sostenuto, se non ci fosse stato questo impegno noi oggi non saremmo qua a discutere di come investire i miliardi del Next Generation o come impostare queste politiche con queste risorse per un nuovo
orizzonte di coesione sociale. Ora, quindi io penso che dobbiamo continuare a avviare questa discussione, dobbiamo dire l'Italia ce la farà, e dobbiamo dirlo perché questo punto è messo in discussione. Io invece sono sicuro che possiamo farcela se ci muoviamo insieme, sapendo che dobbiamo cambiare, costruire alcune condizioni. Io ne indico alcune, che poi stavano nella discussione che se è stata fatta questa mattina. Non c'è dubbio che occorre una sinergia nella gestione delle risorse, e la sinergia può essere data solo da una cosa: dalla costruzione di una visione condivisa del futuro del Paese. La Commissaria europea ha iniziato non a caso da qui, ha iniziato il suo intervento dicendo questo: la cosa più importante è avere un'idea sull'Europa che vogliamo e sull'Italia che vogliamo. Il comune denominatore delle risorse e dei progetti che dovranno intervenire o arrivare nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche quelli che dovranno arrivare nelle città metropolitane, come ha detto Sala e altri, che dovranno arrivare nel nord del Paese, il punto più importante è che tutte facciano parte di una comune visione del sistema Paese, che deve competere nel mondo e che quindi deve essere unito dentro una visione strategica, affinché anche la spesa, come è stato detto autorevolmente, sia una buona spesa pubblica. E questa è la grande missione di queste ore. E il Partito Democratico, se in questi giorni sta chiamando a raccolta sindaci, amministratori, intellettuali, economisti, sui vari dossier in campo, da Next Generation alle politiche di coesione, è perché se il PD ha una funzione in questo momento è quella di aiutare la costruzione di una visione comune del domani di questo nostro paese. Ed è la prima condizione. Seconda condizione: la riforma della pubblica amministrazione. Anche qui l'ha detto Provenzano, l'ha detta è il cuore del tema. A noi serve la riforma della riforma per una migliore qualità della PA, perché se non interveniamo in questa riforma profonda a tutti i livelli, anche il migliore dei programmi rischia di naufragare nel mare dell'inefficienza. E quindi il tema è di costruire una sintonia e un'innovazione che è fatta di tante cose: è fatta di semplificazione amministrativa, di eliminazione degli affastellamenti decisionali. Lo dico da presidente di regione che ha chiuso, quando si insediò nel 2013, un vecchio ciclo di programmazione, ha impiantato il ciclo che ha alle nostre spalle e sta lavorando su una nuova programmazione. È evidente che serve un investimento da questo punto di vista sulla riforma della PA per avere e realizzare anche il più ambizioso dei progetti, superando una fotografia. La storia ci consegna un'Italia nella quale in troppi decidono e in troppi controllano chi decide, e quindi noi dobbiamo lavorare su una procedura di semplificazione che spinge alla responsabilizzazione individuale. Ma terzo punto: la riforma è anche e soprattutto un investimento sul capitale umano, e cioè, lo ha detto, è stato detto anche questo nel corso della discussione, un grande investimento su una nuova generazione che deve entrare nella pubblica amministrazione, e un grande investimento sulle donne e gli uomini che oggi fanno parte della pubblica amministrazione, perché questa è la garanzia non solo per buoni progetti, ma per una buona attuazione e anche buoni controlli sulle procedure che si mettono in campo. E parlo di un ingresso di una nuova generazione o di investimento nella PA, perché a noi servono ingegneri, architetti, paesaggisti, servono geologi, servono nuove professioni legate all'economia digitale, per, ripeto, avere la più grande riqualificazione della PA della storia del dopoguerra. E sapete perché? Perché se abbiamo detto che dobbiamo cambiare il modello di sviluppo, dobbiamo dotarci di uno Stato che è in grado di pensarlo e di costruirlo. Io faccio sempre l'esempio delle acciaierie di Terni, che
dopo l'Unità d'Italia si decise di avere, perché serviva per costruire l'Italia, l'acciaio, e non a caso in quel tempo si scelse Terni nel centro del paese, lontano dal confine, intorno alle montagne. Lo cito perché ogni sistema paese che ha una prospettiva poi si dà gli strumenti per attuarlo. Se noi vogliamo arrivare lì, a quell'Italia sostenibile, che lotta per l'inclusione, più competitiva, e se vogliamo investire queste risorse come risorse produttive, o ci dotiamo di una macchina e una pubblica amministrazione in grado di farlo, oppure non ce la faremo mai. E questo vuol dire, ripeto, semplificare i vari livelli di governo, e vuol dire investire portando nella PA una nuova generazione e investire sul capitale umano che oggi sta in trincea, perché sta e si colloca in questo stato comunque nel dovere di voler garantire l'offerta pubblica. Quarto, è stato detto ed è molto importante, il monitoraggio e la valutazione di impatto sulle politiche. Non dobbiamo aver paura nell'amministrazione pubblica di questo aspetto della valutazione dei risultati, della valutazione delle procedure, perché questo dà competitività all'intervento pubblico, e quindi vedere come in questi programmi che stiamo preparando ci siano anche accompagnate le analisi di impatto commisurato agli obiettivi strategici che ci diamo. Ma qui c'è veramente una cultura da costruire, cioè che non si giudichi dopo l'eventuale fallimento a conclusione di un ciclo il non raggiungimento degli obiettivi, ma strumenti agili che, dialogando, basta con la pubblica amministrazione a canne d'organo che si fa la guerra una con l'altra. Noi dobbiamo costruire anche un superamento della pubblica amministrazione, che queste canne d'organo le supera legate da un obiettivo che deve essere comune nelle competenze. E qui l'elenco delle riforme sarebbe incredibile. Io ad esempio, qua lo dico da amministratore da 13 anni, ho sempre trovato folle la cultura della gestione del patrimonio edilizio pubblico, per cui ogni livello dello Stato è proprietario di pezzi di patrimonio pubblico, e le relazioni tra il pubblico è come la relazione tra pubblico e privato, per cui in ogni passaggio, e quindi si determina che un immenso patrimonio pubblico spesso costa a chi ne è proprietario ma non gli serve, e abbiamo altri pezzi dello Stato che avrebbero bisogno di tantissima, diciamo, magari proprietà, ma non le può utilizzare perché, e da qui anche il consumo del suolo, perché ogni volta dobbiamo investire costruendo di nuovo, perché è più semplice che magari prenderlo da altri livelli dello Stato. Ecco, ho fatto questo esempio per dire quanto anche su questo dobbiamo cambiare. E infine, chiudo, non c'è dubbio la velocità, ma la velocità è figlia delle riforme di cui abbiamo parlato fino adesso, e cioè una buona programmazione che, grazie al lavoro che è stato fatto, veramente avrà dei caratteri di originalità e di forza impattanti come mai è avvenuto. Ma ora è tempo di aggredire il tema della PA e delle innovazioni, come ad esempio sul tema del monitoraggio, perché è questo che darà la velocità, e cioè la capacità di fare scelte e di dotarci di strumenti che poi quelle scelte le realizzano nella legalità, ma soprattutto nel migliore dei modi. E ripeto, la passione che ci dobbiamo mettere dentro questa sfida è legata al fatto che queste condizioni solo un anno fa non è vero che esistevano. Non esistevano. E lo tsunami della pandemia non è vero che di per sé avrebbe portato a questa Europa che è impegnata come è impegnata a voler dare una mano. È figlio tutto di battaglie e del prevalere, per fortuna, di una visione diversa dell'Europa, che sicuramente non basta, perché dovremo continuare a batterci per un'Europa più politica e più democratica, ma intanto questa c'è, un'immensa risorsa. Quindi io ringrazio Provenzano, ringrazio tutti voi che avete partecipato, chi ci ha seguito, ma anche l'appuntamento di oggi, come quelli che stiamo organizzando
praticamente tutti i giorni a questa ambizione: non rimuovere i problemi che sono sul tappeto, ma non farsi sconfiggere da quei problemi in un'eterna contemplazione dei problemi che abbiamo davanti, ma indicare, chiamando il paese a raccolta, le possibili soluzioni invece da costruire. Questo serve alle persone, soprattutto a una nuova generazione sulla quale non possiamo scaricare il rischio di una pigrizia ora legata alla continuità. Grazie. Grazie a tutti, grazie al Ministro, a tutti i relatori. Alla prossima occasione.